Un signore, un ragazzo che io conosco da un bel po' di tempo, vediamo se c'è. C'è il signor Gobbi in linea? C'è, come non C'è, c'è? c'è. Ciao Giorgio Gobbi. Ciao, Marco. Allora, vi devo dire un paio di cose di Giorgio Gobbi prima di cominciare. Giorgio Gobbi è un attore, un grande attore, ha fatto una marea di film, ha fatto teatro, ha fatto musical, ma Giorgio Gobbi. Ormai tutta Italia lo conoscono, è famosissimo perché ha avuto la fortuna, la bravura, la capacità di fare un film che è rimasto, che è ormai un cult, che è Il Marchese del Grillo, con il grandissimo, l'inarrivabile Alberto Sordi. E Giorgio Gobbi nel Marchese del Grillo faceva il servo Ricciotto, e ancora oggi, a distanza di non so quanti anni, il film dei primi anni 80, lo fermano per strada e gli dicono: "Oh, Ariccio, ma dove?" Insomma, Giorgio è Ricciotto. Allora, su Giorgio voglio dire una cosa: qualche anno fa al Sistina hanno rifatto la commedia musicale Il Marchese del Grillo con il grande Enrico Montesano, e Giorgio Gobbi giustamente faceva Ricciotto. Ecco, ebbene, io posso dirlo perché ero presente. Quando lui entrava in scena e diceva le sue battute, o alla fine, quando è andato a prendersi e a fare il saluto finale, il teatro è venuto giù, letteralmente, pur con tutta la bravura di Montesano, che devo dire ha fatto un Marchese del Grillo veramente grande. Ecco. Come si dice, abbiamo dato a Giorgio Gobbi quel che è di Giorgio Gobbi, adesso lo Grazie, sentiamo grazie. dalla sua viva voce. Come stai, Gio? Sto bene, grazie Mario. In una pausa di lavoro, non so se dall'inquadratura in fondo si vede la mia coinquilina appoggiata sulla cyclette, non so se la vedete. Polette. La Paulette, la mia gattina che sta lì Sì, che porta Polette è la situazione. bellissima. La Sì. vedete in fondo all'inquadratura. Sì. Che Allora, stai a fare, Gio? rifare il Marchese del Grillo con Enrico è stata una gran bella cosa. Mi sono divertito. Giustamente, come dicevi tu, Enrico ha fatto un altro Marchese del Grillo, cioè lo ha fatto senza imitare per nessun motivo Alberto. Ed è stata una cosa molto giusta e abbiamo avuto veramente un bel successo. Diciamo che Il Marchese del Grillo è stato un film importantissimo e che ha divertito tutti gli italiani. Al punto che qualche giorno fa, diciamo un paio di settimane fa, forse un mesetto fa, in pieno Covid, dei giovani editori mi hanno fatto una proposta, che è quella di scrivere il libro sul Marchese del Grillo. E quindi io mi Ah, questa è accingo bellissima. a scrivere la storia del Marchese del Grillo, del film, la storia del film, C'è dietro le quinte. vista attraverso i miei occhi, cioè gli Certo. occhi del povero Ricciotto, che era un ragazzo di 23 anni, appena diplomato alla scuola Fersen, che viene proiettato in un mondo più grande di lui, insomma. In pratica ci stai regalando veramente un'anteprima. È un'anteprima, farò questo libro, cioè daremo alle stampe questo libro a breve e uscirà, credo, sotto Natale. Tu lo sai che però devi venire a fare una presentazione qua, Covid permettendo, in Ma Sicilia. io verrò con grande piacere a Puta Radio TV e faremo un incontro, porterò i miei libri e sarò ben felice di raccontare questo percorso. Nuovo per me, perché io non ho mai scritto niente, salvo qualche sceneggiatura e qualche soggetto, magari in tua compagnia, e magari insieme abbiamo fatto delle Ascolta Gio, cose, però no? tu sei qua, cioè noi ti dobbiamo adesso utilizzare, tu ci devi raccontare un par di cose, cioè qui la gente vuole sapere innanzitutto qual è stato il primo impatto che hai avuto con Albertone, con Sordi, che so che poi siete diventati amicissimi. Allora, il primo impatto che ho avuto con Alberto è stato un impatto di grande freddezza, se vuoi. Alberto mi ha salutato a mezza bocca, mi ha fatto la scafetta e se n'è tornato a parlare con Monicelli, perché poi ho saputo dal Monicelli stesso, Mario stesso mi ha confidato che Alberto non mi voleva. Non mi voleva perché riteneva Ricciotto troppo giovane interpretato da me e quindi aveva fatto degli altri nomi, avevano così ventilato l'ipotesi che potesse esserci anche un Ninetto Davoli o addirittura Franco Califano,
E poi invece, bontà sua, Monicelli si impose e fece Io Ricciotto, ma Sordi rimase poi molto ben contento perché si instaurò un rapporto umano d'amicizia e di fiducia reciproca, insomma di stima reciproca, al punto che poi mi ha fatto fare suo figlio nel Tassinaro, quindi Vero, è un vero. rapporto di grande amicizia. Senti, lui, vabbè, come attore è un gigante, lo sappiamo, lo abbiamo amato da vivo, lo amiamo da morto quando passano i suoi film, ci vediamo i suoi pezzi su YouTube.